Una storia di accoglienza, amore, difficoltà, ma di speranza. Il 6 dicembre, in prima serata su Rai 1, va in onda il film TV I nostri figli, per la regia di Andrea Porporati, che affronta il tema del femminicidio raccontando il dramma di chi resta. Ispirata a una storia vera, quella di Marianna Manduca, brutalmente uccisa nel 2007 a Palagonia, in provincia di Catania, dall'ex marito che aveva denunciato più volte, il film racconta la tragedia di tre bambini rimasti orfani, poi adottati da un cugino della donna e da sua moglie, interpretati da Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Il messaggio non può che essere un messaggio di speranza e deve essere un messaggio di speranza. Non deve per forza finire tutto, finire la vita di tre persone innocenti perché per la follia di uno. No, anzi, attraverso questo film cerchiamo di responsabilizzare, comunicare a un pubblico più vasto possibile che esistono ancora molti casi di bambini che non hanno più famiglia, non hanno più né mamma né papà. E che andrebbero aiutati. Pasotti e Incontrada sono Roberto e Anna, ispirati a Carmelo Calì e Paola Giulianelli, coppia di Senigallia con già due figli piccoli, che ha adottato i tre bambini. È un eroe moderno, è uno di quegli eroi silenziosi che non fanno parlare di sé, ma che fanno realmente qualcosa di importante. La coppia è stata molto presente anche durante la realizzazione del film. Mi confrontavo con lui cercando di capire non i motivi, ma come restituire a un pubblico quel grande senso di umanità, di generosità, di altruismo che ha spinto quest'uomo a fare quello che ha fatto. Vanessa Incontrada. Io me la sono posta molte volte, ma non su Vanessa, su di lei, no? Come si può essere ritrovata, cosa può pensare, le sue paure, le sue, no? Che dice, ma a prescindere dalla gestione anche familiare, no? Che comunque è ovvio che cambia la vita, no? Totalmente. Però avere il rapporto soprattutto tra i figli suoi e i figli che poi diventano suoi figli, però i tre ragazzi che entrano in una casa nuova con un passato così. Il film, ha spiegato la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, insieme a Lea su Lea Garofalo e Io ci sono su Lucia Annibali, già trasmessi sulla Rai, fa parte di un'ideale trilogia di TV movie sulla violenza contro le donne, affrontata però con un elemento di possibile riscatto. In questo caso si vuole anche tenere alta l'attenzione sugli oltre 1600 minori che dal 2000 ad oggi sono rimasti vittime in Italia di una doppia tragedia, orfani di madre dopo un femminicidio maturato tra le mura domestiche, quasi sempre perpetrato dal padre.